Buongiorno a tutti ragazzuoli, come ben sapete ieri sera si è tenuto lo State of Play di Sony, ci sono state tante novità ma soprattutto ha chiuso col botto, perché sì, come vedete alle mie spalle c'è stato il trailer di God of War Ragnarok che arriverà il 9 di novembre. Bando alle ciance e andrei a fare questa reaction all'ultimo trailer. Everyone keeps secrets. Atreus, ok, elaborato su PS5, un mix di gameplay e sequenze di gioco. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. Ah, Tyr, il gigante, ok, lo liberano. God killer. Bella questa scena, bella. Is it a god of war you came to find? Don't really want war. Odino? All that blood on your hands, on your son's hands. What is it you will not tell me? I can't talk about it, but I just need you to trust me. We follow your every whim. But you don't believe in any of it. And still, I follow. Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? A livello visivo è qualcosa di impressionante. Le valchirie di nuovo? Sì, boh. Nuovi nemici. Ok. What do you even know of God's word? Però. Ah, interazione con l'ambiente, ok, ci sta. Ever prayed to you? Can you even imagine that kind of love? No. You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. Ho i brividi, i brividi. Vado, bellissima questa sequenza. Fate only binds you if you let it. No, vabbè. Do what is necessary. Ma che fighe sono queste ambientazioni? Con Thor. We will make our own destiny. Madonna mia, madonna. Che trailer pazzesco. È uno story trailer tutto sommato, perché comunque accenna molto all'arco narrativo che vedremo in Ragnarok. Cosa stiamo parlando? Cioè, novembre è ancora lontano, ok? Abbiamo ancora ottobre. Porca miseria, però. Mamma mia, a livello visivo è spettacolare. Bello comunque anche questo rapporto ancora più approfondito tra Atreus e Kratos. E ragazzi, abbiamo visto molto probabilmente Odino che si presenta alla porta di Kratos. Lo scontro con Thor. Che. Madonna, io ho i brividi, ragazzi, veramente ho i brividi addosso. Per non parlare poi delle nuove ambientazioni che sono a livello visivo bellissime, non c'è nulla da dire. Sarà un titolone questo, secondo me supererà di gran lunga il capitolo precedente. È un trailer spettacolare. A me è piaciuto un botto e non vedo l'ora di giocarlo. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!